Ciao, sono Ugo De Stefani di Biomass Evolution, ormai mi conosci. Oggi ti porto a Campiglia dei Berici, un paesino della Bassa Vicentina, dove c'è una casa in completa ristrutturazione, una casa degli anni 70-80. È questa qua, è una porzione di una casa. Però prima di entrare dentro e vedere a che punto è Davide con i lavori, iscriviti al canale, lasciami alla fine un tuo bel commento e soprattutto metti un like al video. E adesso entriamo. Prima di entrare ti faccio vedere un po' di macerie. In realtà questa è veramente una grande ristrutturazione. David ci ha conosciuto guardando i video su YouTube e anche se avremo tutte le carte in regola per fare una ristrutturazione sia idraulica che elettrica di sana pianta e lasciamo sviluppare tutti i lavori termoidraulici ed elettrici ai professionisti che in questo caso sono seguiti da uno studio a cui David si è affidato. La casa comunque è questa qua. Come vedi è una casa di vecchia generazione, quello che vedrai all'interno sarà una casa completamente vuota, quindi mi raccomando non prendere paura di quello che vedi. Il video di oggi, che è un video molto particolare, ho deciso di farlo in più di una serie perché se anche tu ti trovi in una ristrutturazione di questo tipo sai che la biomassa potrebbe essere una soluzione molto importante anche su situazioni come questa. Allora, come vedi David sta facendo tutta la sua bella ristrutturazione. Qui ci sono ad esempio gli attacchi dei termosifoni e lo studio che lo sta seguendo sta anche sviluppando in base alle portate dei kilowatt la grandezza dei termosifoni. Adesso però ti faccio vedere la sala termica. La sala termica la vedi vuota, eccola qua, non c'è tanta luce, è completamente vuota. Qui io sono stato circa un mese fa, poi Rudy ha fatto il sopralluogo tecnico. Qui ha reinstallato una vecchia caldaia a gasolio che abbiamo già dismesso. Come vedi questo è il vecchio foro della canna fumaria. Adesso David sta tirando le nuove linee del riscaldamento e Rudy è questa mattina proprio con David per vedere sia con lo studio tecnico che sta seguendo David il dimensionamento della caldaia pellet, la quantità e la qualità dei pannelli solari termici. Una volta fatto questo verrà effettuata la calata probabilmente esterna e isolata dei tubi del solare termico e poi la caldaia pellet probabilmente verrà in questa posizione. Però questo è tutto da vedere ancora. Come vedi, David si sta facendo dei lavori, però sono ancora lavori alla genesi. E questa attualmente, è la fonte principale del riscaldamento di questa casa. Che a dire la verità, in situazioni di lavoro si sta anche bene qua dentro. Ti porto sopra, che così ti faccio vedere che cosa David sta facendo. Questo è il piano primo, anche qua grandi lavori, canalette, impianti elettrici nuovi. Qui ci sono i collettori dell'impianto di riscaldamento della parte alta dell'abitazione. Sono ritornato al caldo della vecchia cucina economica. Anche mia nonna aveva una cucina economica simile, probabilmente chi ha 40 anni come me si ricorda queste vecchie termocucine. Insomma, quello che volevo dirti è che magari non ha tanto senso per te vedere un video di questo tipo perché non hai visto granché niente. Ma visto che in tanti mi state chiedendo, in caso di ristrutturazioni così importanti, molto massicce, se la biomassa sia o non sia la soluzione migliore, volevo farti vedere un caso, questo, dove la biomassa effettivamente è l'unica soluzione anche in ristrutturazioni di questo tipo. Visto che gli isolamenti, almeno per qualche anno, rimarranno bassi, visto che l'impianto di riscaldamento sarà ad alta temperatura, la biomassa con il sistema Biomass Evolution ci stava perfetta. In questo caso specifico abbiamo fatto proprio dei passaggi di protocollo molto rigidi per determinare se la biomassa fosse la soluzione migliore, ma anche per determinare la portata dei kilowatt, termosifoni e quant'altro. Io e la cucina economica ti salutiamo, ci vediamo nei prossimi video. Ti farò vedere anche il resto dell'installazione in questa casa e nei mesi prossimi anche come David, perché ho già visto un po' i suoi progetti, renderà molto bella e piacevole anche questa abitazione. Intanto ti saluto, like, iscrizione al canale e i tuoi commenti. Ciao!